people, bentornati sul canale di Lost on the Root. Qui sempre Dani, oggi siamo in Puglia, dietro la camera Isa. E oggi vorremmo proporvi il primo video recensione di cui vi abbiamo parlato nel video passato. Per chi non si è visto quel video, un piccolo recap: alcune aziende ci hanno contattato per recensire i loro prodotti, noi abbiamo messo delle condizioni, gli abbiamo detto le recensioni saranno trasparenti, onesti, elencheremo pro e però se ci sono anche contro. Alcune di queste aziende hanno accettato, grande applauso per loro e per il coraggio, e quindi eccoci qua a recensire un prodotto oggi. Poi, una volta che abbiamo finito la recensione, siccome ci piacerebbe tantissimo tenerci queste cose, ma ci sentiamo un po' in conflitto di interessi, abbiamo deciso di regalarle a qualcuno di voi che sta vedendo questo canale, che magari può metterla a buon uso nel suo camper, nel suo van, o sta rifacendo, sta camperizzando un furgone e quant'altro. Detto questo, cominciamo con il video. Allora, bando alle ciance, questo è il prodotto che andremo a recensire oggi. È un frigorifero da 22 litri marca Vevor. Il video di oggi lo strutturiamo in quattro parti. Nella prima parte vi dico qualcosa sulle caratteristiche di questo frigo e sulla marca. Come seconda parte vi mostro un piccolo test live che abbiamo fatto, che l'abbiamo testato per un paio di giorni. Parte numero 3 del video, vi do la mia opinione con tutti i pro, tutti i contro. E parte numero 4, facciamo un piccolo contest, diciamo, per essenzialmente regalare il frigo a chi può metterlo a buon uso. Detto questo, andiamo, punto numero 1. Allora, cominciamo dalla marca. Marca Vevor. Vevor è una marca cinese che è stata fondata nel 2007 a Shanghai e ad oggi opera praticamente in tutto il mondo, hanno 60 magazzini sparsi in giro per il mondo, tra cui anche in Italia. Di cosa si occupa Vevor? È un'azienda che io personalmente conoscevo per i riscaldatori cinebasto, come vengono chiamati in gergo, le copie dei webasto, e che però con gran sorpresa, dopo che mi hanno scritto per recensire questo frigo, ho scoperto produrre un po' di tutto. Producono dai tosa erba agli strumenti da lavoro, a frigoriferi, pompe dell'acqua, quant'altro. E la caratteristica di questa azienda, comunque la loro strategia di mercato, è proporre dei prodotti validi a prezzi che sono la metà di quelli di marca, diciamo, più blasonati, quelli marche ufficiali. Quindi essenzialmente giocano sul prezzo. Infatti questo frigo da 22 litri è un frigo compressore e costa 200 euro. Oh. Piccola nota prima di avventurarci, diciamo, nella recensione. E per chi non lo sa, esistono essenzialmente tre tipi di frigorifero che si possono usare in camper. Il primo è il frigorifero termoelettrico, quindi il frigorifero che si utilizza anche normalmente nelle case oppure nei frigobar degli hotel. I frigoriferi termoelettrici funzionano a 220 volt e sono quelli tra tutti che consumano di più, ok, a parità di grandezza. Poi ci sono i frigoriferi trivalenti, che sono dei frigoriferi che essenzialmente possono funzionare a gas, a 220 o a 12 volt, per questo si chiamano trivalenti. Questi sono i frigoriferi che vengono normalmente installati nei camper di fabbrica e hanno il vantaggio di poter funzionare a gas, quindi senza elettricità, che diciamo dà molta indipendenza energetica. Funzionano bene a 220 quando attaccati alla colonnina, però a 12 volt la maggior parte non raffreddano tanto quanto fa un frigo a compressore, un frigo termoelettrico. La terza categoria, come questo, come il nostro frigo che abbiamo deciso di montare nel nostro van, e personalmente nel 2023 anche l'unica tipologia di frigo che io consiglierei di installare in un camper nuovo, ok? Quindi se non avete l'impianto a gas, l'unica tipologia che io vi consiglierei di installare è o sono i frigoriferi a compressore, che vanno a 12 volt, quindi non hanno necessità di inverter, raffreddano molto e soprattutto consumano poco, consumano circa la metà di un frigo termoelettrico. Quindi, cioè, ovviamente in un camper dove l'energia è sempre importante, offrono un bel vantaggio.
Il lato negativo in generale dei frigoriferi a compressore è che costano moltissimo, ok? Moltissimo di più, diciamo il doppio di un trivalente o di un termoelettrico. E quando noi abbiamo camperizzato il nostro van nel 2021 non se ne trovava quasi nessuno al di sotto degli 800 euro. Al giorno d'oggi, per fortuna, si vede che si è cominciato a muovere il mercato anche di questo tipo di frigoriferi e ne stanno nascendo varie varianti, vari modelli di varie marche e quindi, diciamo, si trova anche qualcosa a buon prezzo. Torniamo al nostro. Allora, vediamo insieme il frigo che recensiamo oggi. Venite vicino che vi faccio vedere brevemente le caratteristiche. Allora, è un frigo, come avete detto, compressore. Il peso è abbastanza buono da poterlo muovere, diciamo, è un frigo portatile. E qui c'è essenzialmente il coperchio, spazio per bibite, per diciamo per cibi. Qui c'è una valvolina per far uscire la condensa, che essenzialmente è un tappo. Il frigorifero può contenere 32 lattine piccole o 24 bottiglie impilate, non così in piedi, messe per il lungo. C'è una piccola luce a LED per illuminare quando si apre. Qui c'è all'interno del frigo anche questo piccolo aggeggino per fare cubetti di ghiaccio. E questo più o meno è tutto dall'interno. Poi da questa parte c'è anche un piccolo schermo che poi vi farò vedere nel test live, che si può accendere, essenzialmente settare la temperatura. Lo schermo può essere utilizzato anche tramite app Bluetooth e qui sotto c'è una piccola USB per alimentare, cioè per caricare il cellulare. Poi, ultima cosa, qui sotto potete vedere che l'entrata è DC 12-24 volt, quindi è un frigo che potrebbe andare bene sia per, diciamo, un camper, ma anche per un camion con le batterie a 24 volt. Nella confezione troviamo due cavi, uno che è direttamente a 12 volt con l'accendisigari e l'altro invece che si può collegare essenzialmente a una presa a 220 come adattatore. Ok, adesso che abbiamo parlato brevemente sia dell'azienda che delle caratteristiche del prodotto, e lo testiamo e vi faccio vedere, diciamo, un po' di video dai nostri test. Fa caldo, 39 gradi all'ombra, al sole non ho idea. Oggi facciamo per voi una recensione. Come vi ho già detto nell'altro video, apriamo la scatola, testiamo, birretta fredda, richiudiamo la scatola e poi lo regaliamo a qualcuno di voi. Intanto è tornata Isa dal mare, che era a mollo, ecco, sta Isa. E adesso ci raffreddiamo, speriamo, con qualcosa di ghiacciato. La temperatura esterna è sempre 39 gradi. Ok, allora abbiamo appena collegato la porta qui sotto, diciamo la spina qui sotto, abbiamo cliccato on e stiamo vedendo come settare il frigo. Piccola nota, il manuale è tutto in inglese, che per noi non è un problema, però potrebbe esserlo per qualcuno, quindi una piccola nota per Vevor. Ricordatevi, se vendete un prodotto in Italia, magari anche in italiano. Ok, comunque siamo riusciti a farlo partire. Alla fine tutto quello che serve fare è sbloccarlo, quindi si preme su questo bottone, si lascia premuto per un paio di secondi finché si sblocca. A quel punto si setta la temperatura, in questo caso clicco sul meno e metto meno 20 e poi si clicca qui per settarlo. A quel punto parte il compressore e adesso vediamo che la temperatura interna prima era 32, adesso è già 31. Io faccio partire qui un timer e vediamo che cosa fa. Eccoci qua, siamo arrivati 24 minuti 30 secondi, fuori sempre 36 gradi, il frigo è arrivato a 5 gradi, che secondo me potrebbe essere una temperatura interessante per cominciare a inserire le birrette, che speriamo diventino fresche. Oggi best brew, domani chissà.
Allora, un attimo che muoviamo qui le cose. Ok. Allora, è una cosa dei frigoriferi a pozzetto, che il vantaggio, diciamo, dei frigoriferi a pozzetto, quindi così, con una cavità, rispetto a quelli a armadio, diciamo, che si hanno normalmente in casa, è che l'aria fredda non dovrebbe uscire quando si apre. Infatti l'aria fredda, pesando di più dell'aria calda, non dovrebbe uscire, o almeno non dovrebbe uscire così tanto come in un frigorifero ad armadio. Adesso, diciamo che questo è anche un modo un po' per provare questa cosa, vedere quanto effettivamente si perde in temperatura quando si apre un frigorifero. Allora, apriamo il frigorifero, cominciamo a mettere dentro la birretta. Vediamo, apriamo qui. Qui dentro abbiamo il nostro termometro che segna 20 gradi. No, vabbè, mi sa che questo si è impappato totalmente, anche perché è abbastanza freddo. Boh. Mettiamo dentro le birrette e vediamo. Allora, quante ce ne stanno? Queste sono un po' ciccione, mi sa che dobbiamo aprirle. O mettiamo tre pacchi così, sì. Ce ne starebbero ancora sopra, vabbè. Mettiamo così. Che strano, questo si è rimbecillito. Boh. Lasciamolo qui. Comunque, che vediamo se cambia qualcosa. Chiudiamo. E qui è ancora 4 gradi, quindi... Ah, 5 gradi, è salito di un grado. E niente, aspettiamo che si raffreddi e vediamo quanto tempo ci mettiamo a ottenere una buona birretta fredda. Ciao Sandra! Siamo a 26 minuti e mezzo. Qua ci stiamo preparando tutti per le birre. Ehi, ciao Oscar! E vediamo come va a finire. Ok, torniamo a noi, il bello della diretta, sempre 36 gradi, siamo a 31 minuti e siamo tornati a 14 gradi, probabilmente sapete perché? Non è perché abbiamo aperto il frigo, se non che la birra che abbiamo messo dentro era caldissima, quindi ci tocca aspettare. Tornato a 14 gradi, 31 minuti, 36 gradi esterni. Vamos! Ok, continuiamo con l'update. Siamo a 3 ore e 26 da quando l'abbiamo acceso, prima ancora di mettere dentro la birra. Temperatura esterna 35 gradi e il frigo ha raggiunto 5 gradi, quindi c'è una differenza di 30 gradi tra fuori e dentro. Diciamo che 5 gradi la birra comincia a essere interessante. Ovviamente non è ancora fredda fredda, non credo che arriverà, madonna, scusate i miei capelli, con questo caldo sono distrutto. non credo che arriverà sotto zero, comunque noi lo lasciamo qua ancora un paio di ore fino a questa sera, vediamo come arriva. Però comunque 30 gradi sembra già un buon risultato, probabilmente potrebbe fare meglio se la temperatura esterna fosse, diciamo, una cosa più normale. Con questa temperatura alla fine siamo su, più o meno sulla stessa temperatura che fa il nostro Indel Webasto che abbiamo in camper. E che anche lì la birretta è fredda, però non viene ghiacciata. Comunque, continuiamo con il test, non perdiamoci di animo e vediamo che succede. Eccoci qua, siamo tornati, sono passate, vediamo, siamo tornati adesso al frigo. Tiriamo fuori il cronometro, abbiamo lasciato il frigo per 5 ore e circa 10 minuti. 5 ore e 10 minuti. La temperatura esterna è scesa a 33 gradi, un attimo scusate che tiro giù la camera, 33 gradi e il frigo ha raggiunto 0 gradi, quindi la birretta è fredda. E direi che lo lasciamo ancora per, arriviamo almeno fino alle 5 ore e mezza e poi è il momento di testare la birretta. Faccio la birra nera. Ah, boh! E intanto da non dimenticare, qui a fianco, ghiaccio, qui a fianco abbiamo un tipico, aspetta che non croccanti, dai. Qua invece abbiamo un tipico frigo pugliese. Vai. Con ghiaccio. Andiamo la birra. Sponsorizzato da Antonio. Bandonio. Allora, intanto finché aspettiamo, andiamo con queste. Yeah. We'll be right back.
qui non si sente più. Allora, adesso che abbiamo fatto, diciamo, il nostro test, è il momento di tirare le conclusioni finali. Quindi adesso vediamo i pro, i contro e vi do la mia opinione su questo frigo. Allora, partiamo dalle note positive. I pro. Tra i pro sicuramente c'è il prezzo, perché per 200 euro un 22 litri a compressore, non termoelettrico, compressore, è sicuramente un prezzo molto competitivo. Poi, punto numero 2, il design è abbastanza elegante, lo schermo è intuitivo, disegnato bene e soprattutto fa quello che deve fare, perché un frigo deve raffreddare. Questo frighetto piccolino è arrivato a una temperatura di 40 gradi in meno rispetto all'esterno, quindi diamo a Cesare quel che è di Cesare. E punto numero 3, sicuramente da non sottovalutare, è che comunque ha fatto tutto questo consumando 45-50 watt, che è un consumo davvero minimo e ottimo per un frigo. Questi erano i pro. Adesso vediamo anche qualche contro, qualche nota negativa. Allora, ovviamente il prodotto perfetto non esiste, quindi ci sono anche delle cose negative che secondo me potrebbero essere migliorate. E partendo dalle piccole cose per arrivare a quelle più importanti, piccola cosa che non è neanche una cosa negativa, però consiglio per Vevor: se vendete un prodotto in Italia, manuale in italiano. È un piccolo dettaglio, però non tutti leggono l'inglese o gli piace smanettare per configurare un frigo. È un piccolo dettaglio, non costa niente. Poi, punto numero 2. Questo frigo raffredda benissimo, però da quello che abbiamo visto con i nostri test con, diciamo, con l'elettricità, se noi settiamo una temperatura molto bassa, per dire irraggiungibile, per esempio noi avevamo testato nei nostri test meno 20 gradi quando all'esterno ce n'erano 35, e che cosa succede? Questo frigo abbiamo notato che arriva fino al suo limite, che è intorno ai 40 gradi in meno rispetto all'esterno, però poi continua a lavorare tutto il tempo per riuscire a raggiungere quella temperatura che è essenzialmente irraggiungibile data la temperatura esterna, e questo fa sì che il compressore rimane sempre in moto e consuma continuamente elettricità, che è un bel consumo alla fine della giornata se lo lasciate acceso 24 ore su 24. E forse un consiglio che potrei dare a Vevor e a tanti altri produttori di frigoriferi, perché questa cosa non è una cosa che c'è in tanti, è diciamo mettere un sensore con un massimo di temperatura, cioè mi spiego meglio: se fuori ci sono 30 gradi e sai che il tuo frigorifero può arrivare fino a 40 gradi in meno con il compressore che ha, magari mettere un sensore, una modalità che una volta raggiunta quella temperatura minima si ferma e risparmia elettricità, invece che continuare a consumare elettricità non stop con il compressore acceso. Questo è un mio consiglio personale. La maggior parte dei frigoriferi non ha una cosa del genere, però secondo me per la vita in camper può essere qualcosa di utile, soprattutto per preservare l'elettricità di cui ce n'è sempre bisogno. E terzo punto, questo non è un frigorifero, diciamo, che si raffredda in un attimo, cioè non è un frigorifero con un compressore così grande che se voi mettete delle bibite o mettete del cibo ve le raffredda in un'ora, potete bervi la birretta fresca. Non è quel tipo di frigo, è un frigo che per arrivare alle buone temperature che fa impiega 3, 4, 5 ore. Quindi se lo utilizzate come frigo sempre attaccato alle batterie del camper, sicuramente una volta arrivato a temperatura ideale raffredda benissimo. Però se pensate di utilizzarlo per, diciamo, dei road trip, per collegarlo solamente all'accendisigari per quelle 2-3 ore di viaggio, magari non è proprio il frigo ideale, diciamo. E un consiglio: se doveste usarlo in quelle situazioni, magari vale la pena prima di partire lasciarlo attaccato a casa per fargli raggiungere una temperatura ideale e poi semplicemente con l'accendisigari mantenerla. Detto questo, abbiamo visto i pro, abbiamo visto i contro. Un ultimo punto che secondo me non è né pro né contro, però è giusto da sapere, è quanto dura, perché ovviamente noi l'abbiamo testato 2 giorni,
non posso dirvi niente riguardo a quanto potrebbe durare. Quello che posso fare è darvi... Ecco, stava volando il tendalino, allora abbiamo dovuto interrompere. C'è un po' di vento oggi, vabbè. Comunque, come dicevo, siccome essenzialmente noi non abbiamo potuto testarlo e non posso dirvi di prima persona quanto dura, vi do l'informazione della garanzia. Vevor offre una garanzia su questo frigo di un anno, che non è una grande garanzia. E i produttori, diciamo, tipo Indel, Webasto, Dometic, normalmente offrono 2 anni di garanzia, in alcuni casi addirittura 5 anni sul, proprio sul compressore. Però per il prezzo, 200 euro per un frigo del genere, secondo me ci sta benissimo, anche con una garanzia di 12 mesi. E allora, adesso che abbiamo visto i pro e i contro, vi ho detto qualcosa sulla garanzia, tiriamo le somme. Per chi può andare bene un frigorifero del genere? Secondo me questo è un frigorifero che può andare bene per un uso, diciamo, saltuario, per dei weekend, o per comunque chi usa il frigorifero per 2, 3, 4, massimo 5 giorni. Alla fine lo spazio interno è molto ridotto, 22 litri, è comodo da trasportare anche quando pieno, quindi trasportare in spiaggia, trasportare in un bosco per un picnic, diciamo, per un evento. Ovviamente non è un frigo da utilizzare full time. Ce ne sono versioni anche più grandi che magari potrebbero adeguarsi meglio a un uso full time. Questo nello specifico, 22 litri, non lo vedo una dimensione, diciamo, per periodi lunghi. E può essere comodo da incassare se non avete il terzo sedile di fronte, metterlo tra i due sedili, così potete alimentarlo a 12 volte mentre viaggiate. Però ricordatevi che quando vi fermate sarebbe anche il caso di alimentarlo un po' con le batterie servizi, per non far scendere troppo la temperatura, sennò quando poi lo rimettete in moto il giorno dopo magari non raggiunge la temperatura indicata in 2-3 ore solamente. Detto questo, questa era la nostra recensione di questo prodotto Vevor. Fateci sapere nei commenti che cosa ne pensate, se avete del feedback o comunque se avete dei suggerimenti per migliorare, sapete che siamo a braccia aperte. Questo è stato il nostro primo video recensione, ne arriveranno degli altri, ogni consiglio è ben accetto. Detto questo, abbiamo finito con la parte di recensione e adesso è l'ora del contest. Yeah. Allora, eccoci qua. Come abbiamo già detto, tutti i prodotti che recensiremo alla fine abbiamo deciso di inviarli a qualcuno di voi che magari ne ha bisogno che sta rinnovando il camper, perché sta camperizzando, eccetera. Se volete entrare nel contest, vi spiego brevemente come funziona. Allora, tra 3 giorni noi faremo un'estrazione in diretta, diciamo tra 3 giorni dopo la pubblicazione di questo video, in cui essenzialmente estraiamo un vincitore. Per iscriversi le regole sono molto semplici, basta lasciare un commento qui sotto a questo video con essenzialmente 3 informazioni. Primo, ci servirebbe sapere almeno il nome, cioè diciamo il modello del camper o del veicolo su cui vorreste inserirlo, l'anno del veicolo e magari, perché no, se il veicolo c'è anche un nome tipo il nostro arancino, scrivetelo, così almeno lo mettiamo dentro e possiamo estrarlo. Poi, numero 2, per sapere che quel commento è un'entrata nel contest e non è uno dei tanti commenti, vi chiedo di inserire sotto al modello del camper un hashtag che mi inventerò di sana pianta a caso di volta in volta. Per questo contest l'hashtag è hashtag mevevor una birra, ok? E punto numero 3 sotto, che secondo me è una cosa così divertente più per noi, per passarsela un po' tra amici che altro, è se lasciate una piccola barzelletta a tema. Quindi in questo caso stiamo recensendo un frigo, potete lasciare una barzelletta sul cibo, sulla birra, sul frigo, la refrigerazione, quello che volete, così giusto per farci 2 risate. Quindi
ricapitolando, modello del camper, anno, nome del camper, ce l'ha, l'hashtag, una barzelletta. Tra tre giorni facciamo in diretta l'estrazione e vediamo chi si porta a casa il frigo. Il costo è ovviamente zero, l'unica cosa che vi chiediamo è almeno pagarne la spedizione, così non ci rimettiamo, solo quello. Detto questo, per oggi è tutto. Niente, fateci sapere nei commenti come avete trovato il video e ci vediamo nel prossimo. Ciao belli!